Cari amiche, cari amici, bentrovati a tutti. Allora, innanzitutto, dove siamo? Vicino a Città di Castello, poligono, dove sono venuto a ritirare la fornitura di quest'anno delle cartucce LG per la stagione che va di cominciare. C'è cosa per le quaglie, per l'apertura, per quello che ci sarà, ma ovviamente il core di ogni cosa è quello che ha reso famosa l'LG praticamente dappertutto, che sono le loro super dispersanti, che io ho operato tutta la stagione passata, in calibro 20 e calibro 16, che sono i calibri che adopero per la caccia alla beccaccia. Una roba strepitosa. Da dove parte tutto il loro segreto? Lo sappiamo, oramai lo sapete, usate anche per il tordo e per altro, dalle borre elicoidali. Allora, e qui c'è Lollo. Ciao bello, come stai? Ciao, bene. Tanti ci vengono a vedere, non ci credono di quello che fanno queste cartucce. Anche in fiera, anche in fiera dicono: ma è possibile che questi fogli che portate li avete bucati voi di notte, eccetera, eccetera? Avete fatto le prove? Io ve l'ho fatte vedere anche l'anno scorso, sia delle prove empiriche di apertura e di penetrazione delle rosate su dei blocchi di carta così, ed erano strepitosi. Se vedete, le ho riprese, quindi sapete quanto sono goloso di caccia, quindi se non andavano non avrei rivolute, e invece eccole qua per la prossima stagione. Ma adesso con loro abbiamo deciso di fare una cosa: non le proveremo in 12, 16 o 20, le andremo a provare con i piccoli calibri. Certo, 28 e 410. Adesso quindi, qui al poligono, con questi che vedete saranno i fogli su cui daremo le prove, andremo a provare calibro 28 e 410 delle dispersanti ALG. Lollo, si va? Andiamo. Allora, eccoci qua che siamo nella stazione. La cartuccia che andremo a provare adesso è la Golden Queen 24 grammi dispersante in piombo 11. Piombo 11 col vostro dispersore elicoidale. Lo strumento su cui andremo a spararla è un Beretta 400 in calibro 28 con canna 66 cm, strozzatura 3 stelle. Quindi con una strozzatura 3 stelle, per cui che ragazzi tende a stringere. E adesso andiamo a vedere quale sarà il secondo fucile e l'altro tipo di cartucce che proveremo. E allora, dicevamo, la seconda arma e la seconda tipologia di cartucce, Lollo. Partiamo dalle cartucce. Saranno le Pegaso dispersanti in calibro 410, le cartucce che abbiamo fatto per la caccia alla beccaccia. 19 grammi, questa qua. 19 grammi, è disponibile in piombo 9, 10, 11. Proviamo oggi quella con il piombo 11, proviamo perché comunque sia molto letale come prima canna per la beccaccia. E andremo a provarla con che arma? Con un fucile sovrapposto Ildiz, canne 71, abbiamo messo due strozzatori 4 stelle la prima canna e 2 stelle la seconda. Faremo vedere poi dopo che non c'è molta differenza come apertura di rosata e come lavora la borra dispersante con due strozzature. Quindi addirittura con canne da 71. Sì, perché tecnicamente non andate a cercare nei piccoli calibri canne troppo larghe, servono canne abbastanza lunghe e in ogni caso non troppo larghe. E andiamo a vedere che effetto fanno le dispersanti. Partiremo adesso subito dal 28 col Beretta e poi dopo passeremo al 410 con l'Ildiz. Prego! Allora, adesso lo andiamo a vedere senza fare né tanti, vediamo cosa è successo. Sparato e veniamo a vedere il risultato col 28. Ecco quello che è capitato. Prego, inquadrare e veniamo a dare la spiegazione. Ovviamente Lorenzo ha mirato sul centro, questa è la parte della borra che ha deviato e qui, come vedete, tutta la rosata che ha completamente preso completamente il cerchio. Di che diametro è il cerchio? 90 centimetri. 90 centimetri a 15 metri con un 11. Se non ci prendete, ragazzi, anche fuori è andato comunque. Sì, sì, qualche pallino di qualche migrato c'è, ma è oltretutto quello che è bellissimo è la distribuzione, certo. Oltre a quanto è larga. Adesso voglio fare una prova anch'io, però, Vai, certo. Lorenzo ha sparato con una Golden Queen
per climi abbastanza umidi, e invece noi adesso andremo a fare la stessa identica prova, la stessa distanza, 15 metri, con la stessa arma, un Beretta A400, utilizzando la Silver Queen, per sempre dispersante, per i climi secchi, come specificato. Stessa identica tipologia, con un caricamento lievemente differenziato proprio per le condizioni climatiche, sempre piombo 11. Riponiamo la scatola, io infilo anche i miei occhiali protettivi sulle mie fantastiche cuffie Sording. Sparato e andiamo a vedere il risultato. Eccoci qua. Andiamo a controllare. Anch'io ho mirato perfettamente al centro del bersaglio d'appoggio e guardate la perfetta distribuzione della rosata. Qualcosa di magico e meraviglioso. Il disco è completamente ricoperto, lo vedete da soli, non va via neanche un passero qui in mezzo. I pallini distribuiti in una maniera veramente grandiosa. Pensate che io ho le mani come i badili, ma una beccaccia non occupa uno spazio più grande di così, la parte biologica. Se poi se pensiamo anche alla parte delle ali, vediamo che qui, se ricordate soltanto che bastano 6 pallini per rendere recuperabile, abbattuto sempre un selvatico in maniera perfetta, qui rendetevi conto, anche nelle aree più periferiche, contiamo sopra qui almeno 20-25 pallini. È qualcosa di meraviglioso e prodigioso. Ragazzi, se queste cartucce non le prendete, vuol dire che sparate da un'altra parte, non c'è niente da fare. E adesso andiamo a provare anche l'11, pardon, il 410. 410. Andiamo a provare il 410, dove dopo io farò anche una cosa particolare, ma la vedremo. Andiamo. Okay. Non sa cosa io sto facendo. Questa è una scatola vuota che vado a chiudere. Dopo lo scoprirete, perché adesso è inutile che gli faccio sprecare un sacco di fogli della placca. Adesso facciamo una prova di doppiaggio del colpo, dove faremo una prima canna col sovrapposto in 410 direttamente sulla placca e un bersaglio come questo qui, fittizio, che io sto montando su questa cosa, che può rappresentare la sagoma di una beccaccia in volo, anche se la metterò appoggiata per terra, non più a 15 metri ma più lontano, per vedere come lavora prima e seconda canna, facendo un doppiaggio di colpi. Quindi questo sarà quasi un test molto probatorio per vedere. Lì lo vediamo sviluppato in monodimensione, qua in tridimensione, come funziona su due distanze differenti. Ti piace l'idea, Lollo? Sì, simpatica. Andiamo. Aspetta che finisco di mettere a posto l'attrezzo, eh? Un po' di manualità, ragazzi, ci vuole, eh? Ecco qua. Vado a sistemare. Facciamo una simulazione di caccia. Spostiamo ste robe, il mio assistente Lorenzo qua che ci dà una mano, puliamo da quello che abbiamo fatto con il calibro 28, adesso Illitz, come vi ricordate, e canne 71 4.2, e lo andiamo a provare con le Pegaso 410 dispersante, ottimissime per la beccaccia, utilizzabili anche come prima canna per tordi e company, ma io qui volevo fare qualcosa di particolare. Come poi vedrete là nel focus, oltre al tiro, che farò a braccio libero stavolta, non d'appoggio, andrò a fare un doppiaggio di colpi. La beccaccia che ci è andata via per la prima canna, alla seconda canna voglio andare a vedere cosa succede là, che l'abbiamo posizionato intorno ai 25 metri, per vedere anche il livello di efficacia su quello che comincia a diventare un tiro importante a beccacce. Non raccontatele le cazzate che dite che buttate giù le beccacce a 50 metri, non ci crede nessuno. Andiamo a vedere quelle che sono le verità. Eccoci qua quindi, l'ora della verità. Due cartucce gemelle dell'11, quanti grammi di piombo c'hanno? 19. 19 grammi di piombo, 4 e 2, 71, metto le cuffie e andiamo a fare questa prova di doppiaggio del colpo. Ragazzi, immaginatevi, o che avete visto sul satellitare, siete arrivati sul cane, o sentite il beeper fermo. Bip 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 bip. E adesso andiamo a vedere il risultato. Allora, sei emozionato, adesso qui è più verità, non si racconta le cazzate. Andiamo a vedere cosa è successo.
410. Ho appena sparato. Lo ammetto, sono stato un po' basso io perché ho mirato un pochettino qui sotto, ma la rosata è qualcosa di strepitoso in ogni caso. Strepitoso, strepitoso. Mamma mia, ma davvero? 19 grammi in ogni... Incredibile. Quindi qui siamo sui 15 metri. Spostiamoci, andiamo a vedere la nostra beccaccia che aveva provato ad andare via. Cosa gli è successo a 25. Qui ragazzi non si raccontano le cazzate. Vogliamo cominciare a raccontare i pallini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mi fermo perché sono più di 50-60 sì, pallini. Esattamente. E sono talmente però, vedi, distribuiti anche sulla base, ci possiamo immaginare che la stessa cosa è successa qua, quindi abbiamo una rosata lunghissima, apertissima, perfetta, e andiamo a vedere una cosa che per me è molto interessante. La penetrazione, guardate, è passata tutta, trapassato completamente i pallini, l'80% dei pallini hanno a 25 metri trapassato tutta la cavata di cartone riempita dentro di carta. Lorenzo, avete fatto una meraviglia, un miracolo, una leggenda. Avete capito perché dopo queste cartucce per andare a beccacce? Fantastiche! Io credo che ci sia detto tutto e oltretutto ti devo fare i complimenti per una cosa. Hai visto quando ho doppiato i colpi, sono andato molto veloce. Oltre all'efficienza non c'è rilevamento e rinculo quasi. Sono morbidissimi. Sono molto morbide, certo, certo. Deviamo da queste stupidaggini, caro. Un saluto, un abbraccio grande come una casa, perché quelli che ci danno queste robe ci fanno battere il cuore. Lollo, buona vita a te e buona vita a tutti. Voi.